siamo ad Avellino, il ristorante La Maschera, e qui con noi c'è Antonella Iandolo. Benvenuta. Ciao, piacere. E oggi ci prepari due ricette con un argomento comune, la che cipolla. È la cipolla. Bene, vogliamo iniziare? Sì. Andiamo in cucina. Allora, la prima ricetta cosa sarà? Una zuppa di cipolla ramata di Montoro, che è un paesino della provincia di Avellino, e con un pallone di pisciarno, formaggio. Sì, che tipo di formaggio è? È un formaggio di una mucca brunalpina e podolica. Ok, questo formaggio insieme a dei crostini di pane. Questo formaggio è tipico della tua zona? È tipico della zona Appennino, Sannita, Irpino, Lucano. Cioè, quindi abbraccia tutte queste un tre il territorio. Sì, il territorio, e viene fatto in Lucania. Ciro, il mio grande Ciro. So che si viene molto a fare la spesa da te? Sì, sì, vado a fare la spesa, cerco quelle che sono le materie prime, le vado a ricercare, ad assaggiare. Mi piace la storia anche che il contadino mi racconta, perché dietro anche a una cipolla ci sta tutta una storia. Grazie. Aspettiamo, ci sarebbe da aspettare 2 ore, noi in realtà per motivi di tempo ce l'abbiamo già pronta. Eccola qua. Questa è la nostra zuppa. È finita. Sì. L'hai frullata? Sì, sì, l'ho frullata. Cioè con un frullatore immersione? Sì, con un frullatore immersione. Viene, la consistenza più o meno deve essere questa, ma viene così. Viene così? Sì, sì. È aggiustata di sale? Ancora lo devi fare? No, è aggiustata di sale. Come secondo piatto? Allora, è un pollo agli agrumi. Un petto di pollo agli agrumi. Iniziamo. Con la cipolla sempre ramata di Montoro. Allora, perciò abbiamo una cipolla che è qui già tagliata. Sì. Vedo della verza. E il contorno. Contorno. Questa verza cruda. I piatti di pollo, la farina, del mais croccante, gli agrumi e la verza intera è quella tagliata. Allora, come iniziamo? Ci serve una padella per far andare la... Una padellina così può andare bene, piccolina? Va bene, va bene. Tanto una porzione dobbiamo fare, poi ci prendiamo il pollo. E la cipolla, sì. La trito? Sì. Che grazie. Questa è tagliata a fette. La trito un altro po'. Io nel frattempo mi taglio il pollo. So che tu passi tantissimo tempo in cucina, essendo sola. Sì. Non è che mi dispiace questo, eh. Però a volte ti fa compagnia tuo figlio. Mio figlio, sì, il grande amore della vita mia. Mio figlio Raffaele, 5 anni e mezzo. E mi aiuta. Lui ha pure lui la passione per... Tagli il pollo con le forbici. Sì, perché ovviamente stando da sola in cucina... Devo velocizzare tutto, sì. Io ho poco tempo. Piccoli trucchi però, no? Sì. Che velocizzano. Bene. E lui mi aiuta, viene in cucina, mio figlio con me, adora fare i trilli, adora fare la pasta a mano, fa... Fa la pasta di piatto un po'... Bello. Che non è tradizionale. Sì, infatti, non è tradizionale. Va bene, con questa ricetta che è un po' orientaleggiante può sembrare, questo pollo agli agrumi, tutto il vino. Questo mais croccante. Sì. Mais croccante, così lo mettiamo dopo alla fine che dà la croccantezza al pollo. Noi ce l'andiamo a mettere sul piatto, così. Ecco. Poi, l'insalatina, metti un po' di fondo. Sì. Cosa ti serve? L'insalatina. Mettiamo prima il mais croccante. Ecco. Bene. Vado. Vai. Buono questo gioco di consistenze. Infatti questo croccante. Perché c'è questo croccante e la cremosità però del pollo che è diventato veramente molto, molto tenero. Buono. Buonissimo. Senti il cremoso del pollo e la croccantezza data dal mais.
Buono, grazie di essere stata con noi. Grazie a te. È stato un piacere. Grazie. Alla prossima. Ciao Laura. Ciao.